Amici di Caccia for Passion, siamo qui a Grosseto, alla riserva Campo La Pigna, per trascorrere insieme il primo raduno sperimentale Briquet Griffon Van Den. Lazzaro, raccontaci la passione che hai per questa razza. Io la passione che ho da questa razza è da tanti anni e, diciamo, per fortuna o sfortuna ho iniziato con questa razza, mi è piaciuta subito dall'inizio e a me mi dà una sensazione enorme in mezzo alla macchia sentire degli ululati grossi e, rispetto a tutte le altre razze, però io vedo questa razza in me e penso con tutti noi altri che oggi siamo di qui
penso che per noi oggi, a parte oggi, è una cosa veramente positiva. Io sono nato e finirò con questa razza sicuramente. Ciao, sono Bartolini Jonathan e siamo qui a questo raduno a Ribolla, l'azienda del Galdi. E questo raduno è nato da un semplice gruppo di amici su WhatsApp e niente, da un'idea tira l'altra si è rimesso insieme queste persone per arrivare a questo raduno. Abbiamo deciso di fare questo raduno perché siamo tutti appassionati della razza, per vari motivi. È un cane che porta tante soddisfazioni a livello venatorio e ci siamo riuniti per conoscersi più che tutto, per iniziare un percorso che può durare nel tempo. Io sono Alessio De Michelis e insieme a Jonathan abbiamo messo su questa giornata che si è svolta partendo stamattina alle 6 circa, alle 6 e mezzo, con la prova di lavoro. Abbiamo sciolto, se non sbaglio, una decina di coppie e qualche singolo. Purtroppo il caldo ci ha un po' frenato, ma e poi abbiamo fatto un'esposizione a livello amatoriale e diciamo, ci ha dato l'occhio esperto di Sestilio Tonini, ci ha dato dei giudizi notevoli, considerevoli, e di Alberto Galdi anche. E niente, poi siamo finiti al tavolino tutti insieme, con amicizia ci siamo fermati qui e vediamo il pomeriggio cosa verrà fuori. Per ora insomma, siamo contenti. Abbiamo fatto delle sciolte fra amici e proprio per questo non abbiamo fatto un vincitore e una classifica. Siamo tutti vincitori. Essere qui è una vittoria e proprio per il nostro cane, per il Brichet. Che vi dico, ringrazio anche la Prosegugio di Grosseto che c'è con Marcello il presidente, ci sono stati vicini e tutti i ragazzi, Jonathan in primo perché è stato il motore proprio portante della cosa. È una giornata intanto che mi preme ringraziare per aver avuto questa opportunità che non capita tutti i giorni di vedere un raduno così importante, un raduno di Griffon Van Den che
modestamente io ho visto qualche volta, ma non mi era mai capitato di vederli così tanti tutti insieme. È stata una giornata meravigliosa, bellissima. Ci sono stati dei soggetti che hanno fatto un buon lavoro, anche se il tempo purtroppo non è stato a favore dei nostri ausiliari, perché siamo arrivati nel mese di giugno, caldo, però veramente bella. Diventa difficile trovare tutta una serie di parole in questo momento, però sarebbe opportuno che queste cose fossero fatte di più, perché per noi la cinofilia dovrebbe diventare pane quotidiano, è qualche cosa in cui crediamo per migliorare questa razza e tutte le razze dei cani, perché oggi ci confrontiamo con il Griffon, però siamo amanti di tutta la cinofilia e viva la nostra passione. Io mi associo a quello che ha detto lui, davvero siamo anche un po' emozionati a trovarmi qui con tanta gente, con questi, secondo me, anche dei bei soggetti, si è visto che bei soggetti. Io comunque ringrazio tutti e sono felice di essere venuto qua. Grazie davvero. Si è visto dei soggetti che si merita, bisogna lavorarci e verrà che verrà fuori tutti. Grazie a tutti e buona giornata. Hanno portato lì un gruppo di cani sia per le femmine che per i maschi di ottimo livello. Un livello uniformato fra tutti i cani. Qualcuno eccelleva, ma comunque erano tutti soggetti che nella qualifica individuale andavano dal molto buono all'eccellente. Soggetti ben costruiti, alcuni di loro ora un po' in carne perché vengono alimentati e lavorano poco, ma come qualità, una qualità di ottimo livello. Devo dire che il livello medio dei soggetti visti è sicuramente alto. L'unica cosa è, siccome io sono sempre il bastian contrario, come si dice in Maremma, l'unica cosa è direi agli allevatori di curare un attimino dal punto di vista del rettangolo e del quadrato, perché i cani sono leggermente un pochino bassi rispetto alla lunghezza. Però ho guardato questi cani, ho imparato qualcosa anch'io, perché quando si va a Coltonini qualcosa si impara sempre. Lui mi ha insegnato, mi ha allevato come giudice, quindi essere con lui è il massimo. Beh, Lazzaro, com'è andata? Siete soddisfatti? Io mi auguro di sì, speriamo che dobbiamo migliorare in futuro, ma come prima volta penso che in tutte queste persone che sono venute sono contentissimo e speriamo di fare meglio in futuro. Purtroppo siamo arrivati alla fine, perché è stata veramente una giornata calda, con tutte le complicazioni del caso, però ci siamo divertiti, abbiamo sentito i timbri di voci impressionanti, mute bellissime, esemplari stupendi, e non ci resta che darci appuntamento per l'anno prossimo. Io sicuramente sarà così, all'anno prossimo. Io vi ringrazio a voi che ci avete fatto piacere di stare con noi oggi e un saluto a tutti quelli che ci vedranno. Grazie . E un saluto a tutti i partecipanti, un ringraziamento, e ai telespettatori che ci seguono da casa. Grazie mille, alla prossima. Grazie.